Tutte le soluzioni di questa equazione, cioè tutte le coppie di valori, una per x e una per y, che sostituite a quest'uguaglianza la rendono vera, sono coordinate di punti della retta rappresentata da questa equazione. Facciamo un esempio. Se consideriamo il punto, o meglio la coppia di numeri 0-1 e la sostituiamo al posto di x e y, verrebbe meno 1 uguale 3 per 0 che è 0 che è meno 1, che è vero. Quindi 0-1 è una soluzione, ma allo stesso tempo è anche un punto della retta. Facciamo un altro esempio. Se consideriamo 1, 2, qui otteniamo 2 uguale 3 per 1, 3 meno 1, 2, è un altro punto della retta. In generale si può dimostrare che tutti i punti che appartengono a questa retta e quindi le coordinate di questi punti soddisfano questa equazione. Per trovarli non a caso basta utilizzare la croce latina, fissare un valore per la x 0 e 1, sostituire e trovare la y in entrambi i casi.